Ciao a tutti ragazzi, sono Harry e oggi siamo tornati qua su WWE 2K15 per continuare la My Career. Come ben sapete nell'ultima puntata abbiamo perso contro Ryback e adesso i social media ci stanno tempestando e vediamo cosa ci dice Ricky Guerrero. Ti ricordo che anche se diventi superstar sei pur sempre il campione NXT. Sì, deve difendere il titolo a fine di ogni mese. So che può sembrare dura, ma essere un campione significa anche questo. Lo so Ricky, quindi vediamo il nostro avversario Tyson Kidd. Va bene, ok. Non sembra un avversario molto difficile da battere. Ok ragazzuoli, eccoci qua. Stiamo per iniziare il match. E volevo dirvi una cosa. Ho cambiato leggermente un po' il set mosse del mio personaggio. Cioè, non ne ho aggiunte di tante. Le ho fatto qualcosina perché avevo troppe powerbomb, mi sono accorto. E sapete, è meglio variare un po'. Cazzo. Ma ti ho detto Tyson Kidd, disgraziato. Per quanto riguarda l'attire, stavo pensando, ditemi voi nei commenti come dovrei fare il mio personaggio, perché a me piace così. Però se a voi che non lo guardate non vi piace, vediamo di farlo in modo tale che ci piaccia assieme ragazzi. Perché io mi diverto a giocare la My Career, mi diverto un sacco. E quindi cerchiamo di batterlo Tyson Kidd, che ci sta massacrando. E vai, vediamo. Vieni qua. Facciamogli una bella presa all'Ebron. Se l'abito magari si leva. Grazie. E i tamburi di guerra di Sheamus. Ho preso il conto. Siamo arrivati a 9, 10. No, 8, 7. Quanti siamo? Ora sono 10. Ok ragazzuoli, mizzi, che l'abbiamo steso Tyson Kidd. Vieni qua. Da quando ti bombi a Natalia, mi sa che ti sei rincoglionito, amico mio. A proposito, come ben sapete Tyson Kidd sarà fuori per più di un anno, poiché ha avuto quel infortunio al collo che non so se avete visto ragazzi, ma gli è costato un'operazione molto vistosa al collo che fortunatamente lo ha fatto rimanere in vita, perché ha avuto un infortunio molto grave, poteva finire in modi ben peggiori e oggi non ci sarebbe più Tyson Kidd. Però è un peccato, perché proprio quel momento in cui la WWE stava decidendo di pusharlo, lui pigliese infortunio, cioè è proprio sfigato. Però d'altro canto è stato buono anche per Cesaro, perché come ben sapete loro due formavano un tag team, no? Quindi andavano molto forti insieme. Una volta che Tyson è andato fuori dai giochi, logicamente Cesaro si ritrova da solo e sta vivendo questo forte push che la WWE sembra sia intenzionata a dargli. E sinceramente se lo merita, perché Cesaro è forte ragazzi, è secondo me sarebbe un buon campione. Sicuro un buon campione di un titolo minore, ma anche come titolo maggiore non ce lo vedrei malissimo, no, come ora. Ok, continuiamo a pestare intanto Tyson Kidd, modi suplex, capovolgimenti. Vieni qua, bello. Spinebuster. La numero 6. Mossa le gambe, vediamo che cosa facciamo. Ok, una gomitata, un elbow. Che sta facendo? Harry, che è? Si è indemoniato. Oh oh. Si è arrabbiato, mi sa, il nostro amichetto Tyson Kidd. E infatti, Harry Carrana. Proverò lo schienamento. Attenzione, la devia. Ma perché c'è sto bug ragazzi, che mi spunta troppo presto e in realtà ancora deve premere il tasto. Vabbè, occhio. Minchia che ginocchiata raga, ho fatto malissimo, l'ho sentito io pure io. Aia. Oh, e che so l'uva? Mi pesta. Via. No. Dropkick in testa. Bello. Un altro elbow. Aia, maledetto. E vediamo. Mamma mia, già c'è 97%. Fra un po' la speciale questo qua, eh. Dobbiamo stare attenti. Allora, facciamo un bel suplex. Come ben sapete noi abbiamo le 5, quindi dobbiamo indebolirlo. Oh, disgraziato, maledetto. No. Alla speciale. Alla speciale. Via. Via, via, via. Meno male. Di nuovo Spinebuster. Che fortuna ragazzi, siamo riusciti a sfuggire al nostro avversario. Se ci prendeva era la fine, penso. Perché il mio personaggio, come ben sapete, è molto pippa nel liberarsi dalle mosse speciali o da una mossa in generale. Proviamo con un suplex ribaltato. E abbiamo la speciale ragazzuoli. Vediamo cosa possiamo fare. Io direi una bella Boston Crab. Ok, corpo arancione. Va bene. E già si è liberato.
Proviamo una bella presa all'arto, la gamba, boom, stai giù. Perché ti stai riprendendo così in fretta? Devi stare giù, t'ho detto. Occhio, questo bel suplex, ragazzi. Ok, vediamo un attimo come sta messo. Il corpo è arancione, non va bene, deve essere rosso. Se vogliamo. Oh, ti sarebbe piaciuto prendermi, eh? Se vogliamo che la nostra F5 sia il più efficace possibile, dobbiamo danneggiarlo ora e fargli il corpo rosso, ragazzi. A proposito, volevo chiedervi, tenevo a chiedervi, consigliatemi qualche presa, magari all'arto, che presa in basso, ragazzi, quando è steso. Aglia, me l'ha deviata. Cazzarola. No! Alla finale. Alla finisher. Ah, però ci liberiamo. Meno male. Vai, Harry, ripigliati. Harry, ripigliati. Non lo so cosa è successo, ragazzi, ma qualunque cosa sia stata, ci siamo ripresi. E questo è un bene, ottimo. Alzati. 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 Non ti vuoi alzare? Va bene, non ti preoccupare, ti schianto io. Boom. Ancora ragazzi, non è morto del tutto, però io, chi se ne frega, me la voglio chiamare. Appena lo stendiamo ce la chiamiamo subito. Eccolo qua, Fisherman Suplex. Ma ancora campi? Vieni qua. No! No, erroraccio! Erroraccio! Ci ha deviato la finale, ragazzi. E iniziamo con i tamburi di guerra. Mamma mia. Devo stare attenti. Devo stare molto attenti, ragazzuoli. Mi ha deviato una finale. Dio, guarda Tyson Kidd che mi dà davvero filo da torcere, ragazzi. Non me l'aspettavo. Però adesso procediamo di nuovo con la Boston Crab. E me la devia. Madonna, è un fenomeno, ragazzi. È un fenomeno. Non è una persona normale, l'avete visto? Cazzo, mi ha deviato. Ah, morto Harry. Addio. Però mi schiena. No, fanculo. E niente ragazzuoli, ho perso anche questo match contro Tyson Kidd che mi sembrava molto facile alla mia portata. Purtroppo mi ha sconfitto con quella schifosissima mossa. Il mio problema ragazzi su WWE non è che io non sappia giocare, è il fatto che non riesco alcune volte a liberarmi dagli schieramenti, nonostante io giornalmente mi stia allenando. Quindi mi spiace per avervi deluso, ragazzi. Se volete lasciarmi un like per un supporto, mi fareste molto piacere. Ci vediamo al prossimo video. Bella!